La seduta del 2 aprile. Relazione 2013 del Difensore Civico. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 2 aprile il Consiglio regionale ha affrontato un ampio dibattito sul ruolo del Senato come Camera di rappresentanza dei territori. Prima della seduta, in aula, il difensore civico regionale ha illustrato all'Assemblea la relazione sugli interventi svolti nel 2013. In primo piano. Lungo e articolato dibattito nella seduta del 2 aprile sull'ordine del giorno con le proposte di riforma costituzionale presentate dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e Province Autonome e dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il documento non posto in votazione, ma comunque inviato alle conferenze delle regioni, si pone come contributo sulla riscrittura del titolo V della Costituzione e sulla riforma del Senato, inteso come assemblea di rappresentanza dei territori e di raccordo tra tutte le istituzioni. Sono state 2.315 le richieste di intervento giunte all'ufficio del difensore civico da parte di cittadini, associazioni e imprese per ottenere dalla pubblica amministrazione ciò che spetta loro di diritto. Lo ha dichiarato il 2 aprile nell'aula consiliare il difensore civico regionale Antonio Caputo, presentando all'Assemblea la relazione dell'attività svolta nel corso del 2013. Ancora una volta, il maggior numero di richieste di intervento ha riguardato il delicato settore dei servizi alla persona e delle opposizioni alle dimissioni ospedaliere, la previdenza sociale, l'assistenza pubblica e l'inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico. In breve. Viaggio studio del primo gruppo di vincitori della 30ª edizione del concorso per le scuole medie superiori Diventiamo cittadini europei, organizzato dalla Consulta regionale europea a Bruxelles dal 1 al 3 aprile. Gli studenti hanno partecipato al Parlamento europeo al gioco di ruolo Parlamentarium e hanno visitato il Comitato economico-sociale.